Cristian Donatelli, prima vittoria stagionale qui oggi a Villa d'Ossola dopo un arrivo in salita. Raccontami intanto com'è stata la prima parte di gara nel circuito pianeggiante. Ma siamo partiti non troppo forti, con un ritmo regolare. Poi gli ultimi due giri, tre, sono iniziati qualche scatto, ma il gruppo è sempre rimasto compatto. Ai piedi della salita sono stato accodato a Privitera e agli ultimi 100 metri della salita ho dato tutto e ce l'ho fatta. Giovedì c'è Fomarco, poi inizia l'ultima parte di stagione. Cosa ti aspetti adesso che ti sei sbloccato? Ma giovedì vedremo, perché non è una gara facile. Cercherò di dare il massimo e basta, cioè. Ci vedremo. A chi va la dedica per questa vittoria? A mio nonno, che non sta tanto bene in questo periodo. Graziano Zaretti, coordinatore provinciale del PD, che ha reso possibile anche lui la realizzazione di questa bella giornata di ciclismo. Immagino per la comunità di Villa d'Ossola sia una grande soddisfazione quella di vedere così tanti giovani atleti sfidarsi sulle strade di casa per lei. Beh, sicuramente sì, perché per noi intanto questo fatto di promuovere queste iniziative per i giovani ci sembra un compito e un dovere importantissimo. Abbiamo cambiato impostazione, nel passato correvano i veterani, adesso abbiamo deciso in collaborazione con il Pedale Solano e Florido in particolare di fare queste gare giovanili anche per promuovere i giovani allo sport. Quindi siamo orgogliosi della partecipazione e del risultato della corsa. Ale, presidente del Pedale Ossolano, anche quest'anno la gara di Villa d'Ossola, nonostante il cambio di percorso, perfettamente riuscita, forse ancora meglio. Sì, abbiamo dato un po' più di anima a questa gara, l'anno scorso era un esperimento, quest'anno siamo forse riusciti a trovare un percorso tecnico con un arrivo abbastanza tecnico, con 500 metri di salita, infatti è dimostrato che i ragazzi si sono divertiti di più, quindi penso che rimanga anche per il futuro un percorso di questo genere. La soddisfazione da presidente è anche quella di vedere vincere due propri corridori qui sulle strade della gara da te organizzata. Sì, diciamo che Cristian era da un po' che era sempre lì e quindi ha vinto la prima gara della stagione. Poi per Francesca non c'è niente da dire, nel senso che sta facendo una stagione buona. Poi oggi la gara era con gli esordienti, quindi comunque è andato tutto bene anche dal punto di vista, soprattutto rimarco, organizzativo. Grazie ai nostri collaboratori che danno sempre l'anima. L'appuntamento a questo punto è per la classica di Ferragosto a Fomarco. Sicuramente Fomarco ha una storia, quindi per gli esordienti 40 anni che la facciamo, percorso classico, vi aspettiamo tutti e anche lì uno sforzo organizzativo non indifferente, perché facendo in una giornata praticamente 5 categorie, quindi esordienti e allievi e donne tutte, quindi è sempre anche lì un grande sforzo organizzativo.